Ehi, siamo a Genova. Genova! Ehi, Di, vieni qui da masticare per due giorni, poi vedrò. Non ho voglia di mangiare, ho mal di denti. Senti, non ho tempo da perdere, tornerò appena attraccato. Attento, qui la polizia è in gamba, non è piacevole sbarcare ammanettato. Sicché non lo vuoi? No, no. Bene. Di, lasciami la lampada. Sono tre giorni che sto qui al buio, c'è da diventare pazzi. Bene, eccola. Allora, cosa fai? Lo sai, io scendo a terra. Sei pazzo? Vuoi che ci pizzichino tutte e due? Non ne posso più, mi fa impazzire questo mal di denti. Il mal di denti non si muore. Non voglio rodermi l'anima in questa tana, voglio scendere a terra e almeno farmi cavare il dente. E se a terra ti prendono? Non è un dente che ti toglieranno, ma la testa. Non ti preoccupare, la testa è mia, non tua. Beh, dovevi saldarmi a viaggio ultimato. Se scendi a terra, pagami subito. Non ti fidi? No, perché uscire dal porto è facile, ma non ci si rientra senza i documenti. Prima i soldi e poi la valigia. Me ne infischio della valigia. Dì un po', ti sei conciato bene. Non vorrai scendere così. La sgrassati. C'è una saponetta. Ci sono macchie che il sapone non può togliere. Oh, Dì. Hai l'indirizzo di un dentista qui a Genova? Non fa niente. Finirò per trovarne uno. Sta bene attento! Parla poco! Però avanti, lascia stare tranquillo, lascia stare tranquillo. Questa è saponetta palmolive, conoscerò. Il mal
ma pardon, non sono di qui. Ah, vuol mangiare? Indicare... Vuol mangiare? Si accomodi, c'è del pesce fresco. Entri, le no, faccio no, fare... No, 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 ma che mangiare? Un dentista? Ah, ho mal un di denti. Dentista, cerca un dentista. È francese. Ne conosco uno bravo da quella parte, a Piazza Corbetta. A Piazza Corbetta, a Piazza Corbetta lo peleranno. È molto meglio che vada dal dottor Benditti in via San Bernardo. Spenderà meno, lo conosco. Tu sta zitta, hai capito che io so quello che dico. Mi creda, lei va dritto da quella parte, poi volta a sinistra, poi a destra. Troverà una grande targa, è impossibile sbagliarsi. Poveretto, ha mal di denti. Sì, ho capito che ha mal di denti. Accompagna il signore dal dottor Benditti in via San Bernardo e può andare con lei, prego. Merci. Anch'io parlo il francese. Sono di Nizza. Sì, è lontano, dentista? No, è qui a due passi. Arriveremo subito. Il mal di denti è come il mal d'amore, è vero? Guardami in faccia e ti farai un'idea. Tu puoi fare attenzione, tu, no? Monsieur, vous parlez français? Vi offro di fare un buon affare. Regardez, stoffa! L'ho portata io ieri da Rodi. Regardez, forte. Pura lana, forte. Extra. E il contrabbando l'ho fatta passare questa notte. Non la posso portare a bordo. Se non la volete voi, sono costretto a darla al mio capitano. Via, via, lasciami stare. Monsieur, la prego, le faccio un buon prezzo. Oh, ecco, tutto in papà, lui dice che me l'è tranquillo. No, lasci stare, non lo vede che ha mal di denti. È là. Sta al terzo piano. Monsieur. Oh, merda, lasciami in pace, hai capito? Volevo cambiare franchi? Io posso cambiare franchi? Eh? Allora, 1.500 per 2.000 lire. Quanto hai detto? Tu state da fuori. Quanto hai detto? Spostati tu. Di, quanto? A 1.500 per 2.000 lire, il cambio ufficiale. Ufficiale o non ufficiale? Ma comunque ne occupano il posto. Ecco. Bene, hasta luego, monsieur. Ciao. Io l'aspetto qui. S'accomodi, prego. Su, si sbrighi, mi fa un male cane, sa? Ah, mica di Genova, lei? Cosa c'entra col mio mal di denti? Ma scusi. Apra la bocca, per favore. Ah, 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 ah. Sì, 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 bisogna estrarlo. Ma doveva venire prima. Sì, sì, prima. Senza anestesia costa 450 lire. Invece con anestesia costa 800 lire. 1.000 gliene do, col cloroformio, come vuole, purché si sbrighi. Stia pure tranquilli, i soldi ce l'ho. A lei. A lei. Non ne ho nessun dubbio, signore. Venga, su. Mi scusi molto, ma è falso. Accidenti. Ne circolano molti. Ne ha un altro? Sì, ne ho un altro, ma temo sia suo fratello. Anche questo. Mi rincresce molto. Non vorrà lasciarmi in queste condizioni. Ho dei franchi francesi, vanno bene? Beh, se proprio le fa male, sì, al cambio ufficiale, eh? Perduto. Volevo, non rubato. Ma lei mi cava il dente lo stesso e immediatamente. Ma, signore. Passerò la notte in un posto dove è meglio non avere mal di denti. Non fa piacere in nessun posto. Soprattutto in prigione. Eh? Sì, in prigione, avanti. Non può dirmi di no. Allora, senza anestesia.
meglio con l'anestesia. E ora se ne va davvero in prigione? Eh? È meglio quando si ha una faccia così. Venga, per stasera, quando le farà male sarà in carcere. Oh, grazie, dottore. Adesso potrò mangiare bene. Mi perdoni, ma il pranzo... Ma non intendevo questo. In prigione avrà da mangiare. Oh, lei è troppo buono. Mi raccomando, non mastichi troppo dal lato sinistro, eh? Allora, tanti auguri e buona fortuna. Ancora qua? Attendevo lei. Mi aspettavi? Di, quello che mi ha cambiato i soldi poco fa, lo conosci? No. Mi ha soffiato il portafoglio e mi ha dato 2 biglietti da 1000 falsi. Così non ha più soldi? No, ne ho un dente di meno. Allora vada alla polizia. È una buona idea. E sai dov'è la polizia? Sì. Fame mi è venuta dal dentista. Ma senza soldi come farà per mangiare? Avrò da mangiare gratis. È qua, siamo arrivati. Questo è il commissariato? Sì, al primo piano. Beh, io salgo, tu resta qua, eh? Non avrà bisogno di me. Non avrò più bisogno di niente. Arrivederci, piccola. E di, come ti chiami? Cecchina. E lei? Pier. Bel nome, Pier. Originale. Ma scenderà subito, no? Sì, ma non sarò solo. Beh, vattene via. Arrivederci. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Che volete? Avrei piuttosto fretta. Vorrei parlare con un funzionario. Come? C'è un funzionario con cui parlare. Ah, un funzionario? Il commissario verrà fra poco. Pronto? Mi basta di parlare Pronto? Con un funzionario qualunque. Il commissario verrà fra poco, bisogna aspettare. Non è venuto. Accomodatevi lì. Pronto? Pronto? Avanti! Avanti! Non posso! Per favore, apritemi! Grazie. Dove lo metto? Qui. Lo stanno interrogando. Niente vino. Niente coltello. Va bene. Anche in Francia coltello défendu. Francese? Questi sistemi fanno passare l'appetito. A me sarà difficile farlo passare. Le piace la cucina italiana? Glielo dirò più tardi. O mai. Lei non saprà mai se mi piace la cucina italiana. Cucinano bene dove lei? Provi. E a due passi? No, 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 per me ormai è in capo al mondo. No, è la trattoria qui a destra. Accidenti. Che fame mi ha messo addosso. E se andassi a mangiare un boccone in quell'osteria? Non ho più un soldo, ma... Che importanza può avere?
Tichina, che cosa fai qui? Torna subito a casa, su. Cammina. Vede, mi ha fatto venire fame. Mi ha piacere. Non lo dica troppo presto. Buongiorno, Marta. Credevi di essertela già cavata, eh? Con me è difficile, tu lo sai. Oh, guarda chi si vede. Cichina, sta attenta. Scappa. Scappa. Si tolga lei, e ci vada piano. Grazie. Senza di lei l'avrebbe presa. Chi è? Mio marito. Non ci va molto d'accordo, eh? Oh, no. Peccato. La frutta, signora, porta subito. Favore. Un bicchiere. Sì, le porto anche il bicchiere. È mia figlia. Me la vuol portare via, ma non l'avrà. Ah, perché lei è la madre di quella piccina? Sì. Beh, ora è passata. Tutto è finito bene. Allora, cosa desidera? Senta... Ha un bel filetto a sé. Se ognuno pensasse ai fatti suoi sarebbe meglio per tutti. Si calmi, non voglio scene nel mio locale. Faccio quel che mi pare. Io chiamo la polizia. Ma chiami chi vuole, io ho chiuso i miei conti con la polizia. E tu lo sai. So che non voglio più vederti, te l'ho già detto. Per la legge sei ancora mia moglie. O torni a Nizza, troverò io il modo di obbligarti a restituirmi Cecchina. No, non la vedrai più, mai più. Lavoro dalla mattina alla sera perché mia figlia non abbia bisogno di te. Sono contenta di farla serva e anche la sguattera. Ma non voglio che sappia come vivi e dove vivi. Viviamo nella miseria, tra le macerie, ma non importa. Vattene, vattene, va via. Lasciami il mio lavoro, è meglio per te. Hai ragione, c'è troppa gente qui. Ma ci rivedremo. Mascalzone, vattene. E bada che non temo le tue scenate. Ricordatelo, hai capito? Dica, ciò non impedirà che io mangi, vero? Canaglia. Marta, Marta, servi quel signore. Sì, vengo subito. Non è finita qui. Prima o poi ti spacco la faccia. Che brutte parole. Salve. Per quelli che non hanno da mangiare, per i poveretti. Per quelli che non hanno da mangiare, per i poveretti. Il dolce, quando me lo porta? Subito, signorina. Ah, finalmente si parla di mangiare, eh? Mi scusi. Ecco qua. Allora? Mi dia un bel filetto a sci. Tritato? Sì, mi sono fatto cavare un dente, così. Non si viene in Italia per mangiare carne tritata? E perché ci si viene? Oh, per molte cose più belle, per la musica. Ah, per la musica, per l'amore. Da mangiare per i poveretti. Non ho più spicci. Non fa allora... niente, figliolo, l'intenzione basta. E non ho nemmeno l'intenzione. Eh? Allora, filetto. Niente manzo per oggi, signore. Spaghetti? Una spaghetti. Mezzo rosso. Quel liquore che a Nizza chiamano il cognac? No, il Mar. Sì, il Mar. Ah, va bene. Ne faccia due. Due? Due. Oh, no, grazie. Perché? Non posso, forse? Certo. Mi sono sbagliata. E ora passiamo alle cose serie. Mi faccia il conto. Sì. Allora ha preso una spaghetti. Un pesce. Una vitella. Sì. Due grappa. La frutta. Un litro e... Tre e mezzo. No, due e mezzo e un quarto. Beh, in tutto 1250. 250? No, 1250. No, fa lo stesso. Faccia venire il padrone. Può pagare a me? Non ho un soldo. Sì, sì, è proprio così. Ma se non si ha soldi non si mangia in trattoria? È giusto. Perciò ho chiesto del padrone. E se chiamasse la polizia? Chi non risica non rosica. Lei vuol prendermi in giro, vero? Ne ho l'aria. Perché allora è venuto?
Perché avevo fame. Perché mi hanno derubato e mi hanno rifilato dei soldi falsi. E alla polizia. Soldi falsi? Mm. Faccia vedere. No, sono falsi, ne sono sicuro. Vediamoli. Me la diverte? Sono buoni? Non mi piace l'elemosina. Oh. Ehi. Ehi! $1,250. Mi dà un piatto? Quanto? $1,250. Buonasera. Buonasera. Che cosa fai qui? Pierre ha mangiato. Chi è Pierre? Ma sì, il francese. Sono io che gli ho fatto da guida. Che cos'è questa storia? Senza soldi, sai. Gli hanno levato un dente. Vai a letto, su. Vai. Ciao, mamma. Tenga pure il resto. Il servizio è compreso? Non so che farmene. È denaro suo? Non so che farmene, le ho detto. Un fiore? Venga. Grazie. Oh no, è troppo. È troppo? Sì. Bene, allora per finire la fiori a tutti i presenti. Via, usciamo di qui. Uno per la cuoca. Via, grazie. E uno per la ragazza. Tieni. Posso prenderlo, mamma? Sì, prendi. Ah, sì, tieni. Grazie, troppo gentile. Ecco, per il padrone. Ma un uomo non fa. Avanti, avanti, le sta benissimo. Uno per me. Ecco qua. E uno per nonnetta. Grazie. Niente, grazie. Ma è troppo. Voglio tutti belli. Questo è il mio funerale. Ma un momento, beva un bicchiere con noi. Buonasera, non no, ti incomodare. Quando l'oste offre da bere si accetta. Non avrò poi tanta furia. No, no, affatto. Allora resti un poco. Va bene. Grazie. Buonasera. Buona fortuna. Buona fortuna a tutti. Grazie. Un mazzolino di fiori? No. Un mazzolino per la donna che aspetta. Non aspetto nessuna donna. Un altro bicchiere. No. Non le piace? No, no, grazie, così basta. E che ha bevuto re? Ha già bevuto anche due bicchierini di grappa. Per una donna che ha tanti guai, lei non sembra triste. Oh, ai guai ci penserò domani. Ottima idea. E lei domani? Chi lo sa? È imbarcato? Già, imbarcato. E per dove? Dipende. Dal capitano? Mm. No, in questo viaggio sono io che comando. Io forse voglio sapere troppo. Lei ha ragione. È meglio che beva. Mm. No, no, mi fa male. Sono vecchio. Vecchio lui? Per questo non vuol bere. Ma che vecchio. Noi dobbiamo avere la stessa età. Io non mi sono mai sentito così giovane. Signora, posso andare? Sì. Grazie mille per il vino. Buonasera. Buonasera, oh, già se ne va. Mia figlia è sola. Allora, vengo anch'io. Grazie del bicchiere di vino. Non c'è di che. Marta, Giovanna, ma che diavolo mi combinate? Due biglietti da 1000 falsi? Siete pazze? Io vi licenzio tutte e due. Ma che licenzi, licenzi? La colpa è tutta tua che stai sempre con la testa fra le nuvole. Mia? Ma lui si sente giovane. E sta un po' zitta, adesso ricominci. Sì, ricomincio, ricomincio. Se non ci fossi io qui dentro saremmo proprio fritti. Figurati, mandalo un po' avanti da te la baracca se ci riesci. La manda avanti lui, la manda avanti. Non sia arrabbiata con me. Non doveva farlo. Non ci pensi più. Devo andare. Beh, vada. Arrivederci, Pierre. Come sai il mio nome? Cecchina me l'ha detto. Ah, arrivederci, Marta. Sai il mio nome? Come tutti i clienti.
No, mamma! Ti strozzo! No, mamma! Ehi, là, sei pazzo? E dopo che l'hai strozzata, che fai? Ti troveresti in un bel impiccio ora, credi a me. Tu, vattene. Ma non finirà qui. Vattene. C'ho le mani, eh? Cosa? Vattene. Fa male? Oh. Vieni, ti accompagno. Quando ci si sposa, non si sa come si finisce. Con lui sono capitata male. Cose che succedono. Sì, succedono. Si subisce un monte di cose nella vita, ma ad alcune non ci si abitua mai. E lui lo odio. Ma perché le dico queste cose? Non le ho mai dette a nessuno. Sfogarsi a volte è un sollievo. È solo qualche ora che la conosco, eppure non sembra. Sei infelice anche tu? Oh, non sono mai stata felice. Eppure uno tira avanti. Infatti, ma io non me ne accorgo più, lavoro. Già, abbrutisce e fa dimenticare. Faccio come gli altri. Più la vita è difficile, più la gente ha coraggio. Ed è difficile oggi la vita, oh. Dove abito io, se lei vedesse, è tutta una rovina. La guerra? C'è chi non sa risollevarsi mai, e invece altri riescono a farsi forza e ricominciano. E vanno avanti così, a poco, si riparte dal punto più basso, purtroppo. È strana storia la vita. Eppure, se si riesce a vivere, è già molto. Sì. Ognuno ha i suoi problemi. Sai, quando mai incontrato poco fa il commissariato, volevo farla finita. Perché? Non cercare di sapere. No, no, non voglio saperlo. Per regola non guardo mai oltre la punta del mio naso. Che cosa ci vedi? L'ora di mangiare, l'ora di dormire, i giorni che passano uno dopo l'altro. Mia figlia che si fa grande. Ti ci vorrebbe un bravo uomo. Ma vallo a trovare. Ce n'è uno per ogni donna. È lontana casa tua? No, è qui a 2 passi. Non ha lasciato nessuno in Francia. Mia figlia non è ancora andata a dormire. È là a casa tua? Sì. Non la rimproverare. No, stasera no. Come mai, Cecchina? Sai che ora è? Dove sei stata? Ho fatto una passeggiata. Sola? No, con degli amici. Perché hai lasciato la luce accesa? Avevo paura. Non è la prima volta che rimani sola? Così tardi? Bene, se è tardi, coricati e dormi. Come sei passato col francese? Cosa? Tutto sistemato. Ora dormi, cara. Buonanotte. Non ha nemmeno gridato quando gli hanno levato il dente. Thank you.
Ehi, cosa fate voi là? Scendete o vi porto dentro. Via, via. Andatevene, svelto. Di, ragazzina, sai dove abita Marta? Che fai? Hai paura di me? Mica voglio mangiarti. T'ho chiesto dove abita Marta. Non sai dov'è? E Cecchina. Una bambina grande come te, la conosci? Perché non rispondi? Mamma! Che c'è? Oh, pardon, madame. Saprebbe dirmi dove abita Marta? E Cecchina, una bimba come sì, lei? Sì, Marta, seconda sì. Porta a sinistra. Grazie. Che fai fuori a quest'ora? Chiudi la porta. Sei tornato. Non sono potuto entrare al porto. Perché? Perché non sono un uomo come gli altri. A me si spara. E forse fanno bene. Dimmi cosa hai fatto. Se proprio vuoi saperlo, ho ucciso una donna in Francia. No. Sì. Ho ucciso la mia amante. Taci. Un'idea di mia figlia. Allevo una gallina.
Non hai paura di me? No. Non ho paura. È pietà, allora. Povero Pierre. Perché povero? Se l'ho uccisa. Aveva 22 anni. Ero troppo vecchio per lei. Voleva piantarmi per uno della sua età e l'ho uccisa, insomma. Tu sei stanco e hai bisogno di riposare. Per questa notte potrai dormire qui. No, voglio partire. Ho bisogno di te. Mi devi aiutare. Sì, domani. Non vuoi aiutarmi? Non voglio che te ne vada di qui. Ti prenderebbero subito. Devi riposare e dormire prima. Deve pure esserci un modo per entrare alla porta. Ma sì, lo troverò, sì. Sì, te lo prometto. Vieni, mettiti giù. Così. Non sei vecchio, Pierre. E io non ho più 20 anni. Che succede? Niente, la gallina dorme, dorme. Questa lettera c'è chi? Cecchina? Cecchina! Permesso? Te? Chi ha tua gallina? Stani attenta se non vuoi che finisca nella padella di qualcun altro. Povera gallina, ma come ha fatto a venire fino a qua? Su, lasciala stare, sei già in ritardo, vieni. Ma è meglio andare su a vedere. Ieri sera la porta del campanile era chiusa. Può darsi che sia entrato qualcuno. A chi vuoi che sia entrato? Su, siedi. Ma allora avrà aperto la botola da sola. L'ho sempre detto che sei una gallina straordinaria. Che cosa guardi? Niente. Vai, cara. Sii buona e stai attenta, eh? Ti lascio perché hai delle spese da fare. Corri, che è tardi. Corri!
Cecchina. Cecchina, come stai? Vieni con me, devo parlarti. Lasciatemi! Lasciatemi! Un momento! Cosa vuole lei dalla bambina? È mia figlia! Non è vero! Lasciatemi! Non voglio una guardia! Fate presto, una guardia! Non ho spiegazioni da dare, è mia figlia! Lasciatemi! Lasciatela! Che succede? Chiamate una guardia, vi prego! Va bene, chiamate una guardia. Non ho niente da nascondere, è mia figlia e ho tutto il diritto. Voleva portarla via. Largo! Fate largo, è mia figlia! Non è vero, vuole portarmi via! Beh, venite con me, tutte e due. No. La bambina avrà ragione. Da questa parte. Ti ringrazio, proprio mi ci voleva, sai. E ora si potrebbe andare là. Quanta fretta hai? Se il piroscafo parte senza di me. Ci arriverai, va, il tuo piroscafo. Ma dopo? Dopo sarò tranquillo. E qui non mi avresti tranquillo? Se tu volessi, potresti restare qui. Potresti lavorare. Potresti vivere. Ma non sei sola. Se te ne vai altrove, dovrai ricominciare da capo. E qui non sarebbe lo stesso. È inutile illudersi, Marta. Ma saresti ben nascosto a Genova. Chi è? Polizia. Signora Marta Manfredini. Sono io. Vi aspettano al commissariato. Me? E perché? Vostro marito ha tentato di portare via vostra figlia. Il commissario vuol mettere in chiaro questa faccenda. Va bene, vengo subito. Chi voleva? È per Cecchina. Come, Cecchina? Sì, suo padre. Voleva portarla via, ma non l'avrà. Vedi, è bene che io vada, sennò avrai altri fastidi. Aspettami qui. Si accomodi. Lei è la signora Marta Manfredini, abitante qui a Genova nell'ex convento. Sinistrata? Sì. Quest'uomo è suo marito? Sì. La ragazza è vostra figlia? Sì. Suo marito sostiene che a Nizza lei lo ha abbandonato portandosi via la bambina. È vero? È vero. Perché? Avevamo un bellissimo bar. Eri una signora. La bambina diventava grande. Non potevo lasciarla crescere in quell'ambiente. Un giorno lo arrestarono ed io sono tornata in Italia con mia figlia. E ora voglio che torniate a Nizza con me. Voglio riprendere il mio lavoro. Signor commissario, ho in corso le pratiche per l'annullamento del mio matrimonio. La bambina è stata affidata a me. Sono io che devo pensare al suo avvenire. E io chiedo che mia figlia mi sia restituita. Ne ho il diritto. Perché? Ha delle prove sulla condotta immorale di sua moglie. Le domandi, signor commissario, che cosa faceva stanotte con un vagabondo mentre la bambina era sola, non si sa dove. Vigliacco, volevi uccidermi stanotte. Mia moglie ha un amante. Non è vero. E io non voglio che mia figlia abiti con lei, non voglio. Non si agiti. Sentiamo sua figlia. Fate entrare la bambina. Vieni qua, vicino a me. Come ti chiami? Cecchina. Cecchina, a che ora è tornata stanotte la mamma? Dopo il suo lavoro. A mezzanotte, come sempre. Bambina, dimmi la verità. Tua madre abita sola? Con me? Beh, questo si intende. Ma ha degli amici? Qualcuno che viene a trovarla? No. Mia madre non ha fatto amicizia con nessuno. Io invece conosco tutti. È così che si fa un'inchiesta? È questa la nuova giustizia italiana? Ha forse qualche nostalgia? No. No, volevo dire che ho ottenuto il passaporto. Per me e per la mia famiglia. Per riportarci a Nizza, eh? E non è contento, la adoperi per lei passaporto prima che sia tardi. La signora ha il diritto di tenere con sé sua figlia finché il tribunale deciderà il contrario. Fate uscire la signora e la bambina. Lei rimanga qui, uscirà tra un quarto d'ora. Grazie, signor commissario. Vieni, Cecchina.
Partirò. Bravo. Sarà meglio per lei. Quando uscirai dalla scuola, guardati bene intorno, sai? Perché potrebbe cercare ancora di portarti via. Hai capito? Sì, mamma. Ciao, cara. Mangerò a casa con Pierre. Pierre? E chi è Pierre? Sai bene che è da noi. Come lo sai? Mi ho sentiti questa notte. Ma tu dormivi. Allora, facevi finta. Sentite, è un brutto affare. Io la conosco. Se ha sentito non dirà niente. Forse ha parlato davanti al commissario. Sta tranquillo, Pierre. Non penso a me, Marta. Le ho parlato stamane. Non sembrava una bambina che nascondesse un grande segreto. Insomma, basta che sia tranquilla tu. Guarda com'eri lontano. E lei era mezzo addormentata. Se non fingeva. Del resto, possiamo fare una prova. Vieni. Mettiti al suo posto. Aggomitolata contro il muro. Non guardarmi. Lei era rivolta. Ho parlato a voce bassa. Sì, lo so. Ci sei? Sì. Ho ucciso una donna in Francia. Hai sentito? No, non si sente. Sei sicura? Ma sì, te l'assicuro. Bene, tanto meglio. Fammi mettere al tuo posto. Va. Sei pronta? Avanti. Ho ucciso una donna. Hai ragione, non si capisce. Dimmi, Pierre. Che? Tu l'amavi quella donna? Ti prego di non parlarmi di lei, non la finiresti mai. E a me mi potresti uccidere? Perché? Non mi hai mica fatto del male tu. Sei tu che puoi farmi del male. E io sarei capace di ucciderti. Tu no. Non sapresti farlo. Vedi ancora un filo di questo filo. Aspetta, vieni che faccio. Laura! Chi sei? Prendi le mezzo chilo anche per me. Guarda che soldi, sono nel cestino. Sì, va bene. Cosa ti spunci? Bella pigiata, eh? Tina, cosa c'è? È per il francese di tua madre. Avanti, via, calma subito!
fregare per le scale. E tu fila, vai da quella buona nana di tua madre. Sua madre. Stanotte ha ricevuto in camera un francese. Si dà una bella vita, la signora. Buon appetito a tutte e tre. Va dentro, guidati degli affari tuoi, te. Via! Che mi dici? Come stai? Io bene. Ma lei, signore? Non c'è male. Di, non sai più il mio nome oggi? Pierre. Perché non sei rimasta a scuola? Non c'era nessuno. Cecchina? Cecchina? C'è l'abito? Quello bianco? Sì, quello per la cresima. Guarda, lì sul letto. È arrivata adesso. Puoi provarlo. Non mi guardi lei. Perché? Sei tanto brutta? Sono come mi pare. Vada fuori. Quanto sei stupida. Ah, lasciala stare. Vedrai come sarai bella. Non voglio che resti qui, questa è casa mia. Come sarebbe a dire questa è casa tua? Tanto per cominciare, sii meno insolente quando parli con lui. No, non gli parlerò più per niente. Che cosa fa qui? Non posso più nemmeno spogliarmi. E poi non sappiamo nemmeno chi è e di dove viene. Ma smettila, non sono cose che ti riguardano. Tu non sai cosa dicono di te i nostri vicini. Sentiamo, cosa dicono? Parlo con mia madre, non con lei. Ti proibisco di parlare così. Dico quello che voglio, non è lui che comanda qui. Sta zitta, villana. Meriteresti che ti lasciassi a tuo padre. Sei peggio di lui. Tutto ciò per causa di... Cosa ho fatto? L'ho battuto. Come suo padre. Su, via, non piangere. Avanti. Non piangere. No. Devo andare in trattoria. E parti. Saprai prepararti la colazione. Sì, sì, non ti preoccupare. Su, apri, non fare la stupida, sono io. Apri. Ecco qua. Che cosa vuole? Niente. Voglio parlarti. Allora, mi odi, eh? Perché dovrei dirglielo? Sono affari miei. Sì, però io ti capisco. Non voglio vederla vicino a lei. Guarda la tua Coco. Non la tocchi. Oh, beh. Lo conci bene adesso quel vestito. Guarda, la bella pulizia. Vergogna, là. Sono stata stupida a occuparmi di lei. Ma cosa t'ho fatto? Oh, niente. Non l'ho fatto apposta. Sei abbastanza grande per capire. Ieri quando era con me, lo so, voleva andare in prigione. Come in prigione? E oggi? Perché ha cambiato idea? Sai perché voleva andarci? Via, parla, su. Ieri mi sarebbe dispiaciuto. E oggi? Oggi invece è per mia madre che ha cambiato idea. Io in fondo non ti sono tanto antipatico. Lei lo sa meglio di me. Però voglio che se ne vada. Ci ho già provato, ma non so come entrare al posto. Se potesse entrarci, partirebbe? Non lo so, forse.
Ma non vale la pena di parlarne, non fanno passare, e allora? Lo farò passare io. Da dove? Dalla porta. Che vai dicendo? Tanto sicura di te. Ma dov'è il suo piroscafo? È chiuso. Vediamo da quella parte. È quello? Eh? Allora, addio. Beh, addio. Sei in ritardo oggi, Cecchina, come mai? Finisco qui, poi andiamo a casa. Non c'è fretta. Perché? Pierre è partito. Cosa dici? Che Pierre è partito. Chi te l'ha detto? L'ho visto. L'ho seguito. Così siamo rimaste noi due sole. Che cos'è, mamma? Niente. Non puoi capire. Bugiarda. Non è vero. È vero, invece. Io non dico mai bugie. Come ha fatto a passare cancellata? È passato. Da dove? È passato. Era solo? Sì. Mamma. Mamma. Vieni. Scusi, signor Carlo. Vorrei uscire. Permette? Tanto c'è Giovanna che resta, va. Ritorno fra un quarto d'ora. Va bene. Grazie. Vieni. Ehi! Ehi! Sei qui finalmente. Da dove esci? Ti ho aspettato ieri sera. Via, sbrigati. Si parte stanotte. Vieni su, è il momento. Non parto più. Eh? Non parto più. Ah, in fondo si vive bene anche qui. Forse. Hai trovato una bella donna, eh? Una e mezza. Sì, è la tua valigia. Sì, dammela pure. Te la porto subito. Che è successo? Lasciala stare, quella lì. Ma che c'è? Sì, hanno arrestato uno. Ma che ha fatto quel tale? Che ha fatto quel tale? Ha semplicemente ammazzato una donna. Allora se lo prendete sarà un po' merito mio. Potreste tenerne conto. È ricercato dalla polizia francese. Questa è la sua carta d'identità. Era un premolare inferiore sinistro. Una carie molto avanzata. E non gli ha detto niente? Ah, ora che ci penso. Lei mi ha parlato di un assassino. Oh, me ne ero dimenticato. Quel giorno mi ha detto... Questa sera dormirò in prigione. E non le ha fatto impressione una frase simile? No, non mi disse perché. E poi questo non mi riguardava affatto. Può essere che sia in prigione. E non le ha fatto altre confidenze? No. Ah, sì, mi ha detto che aveva fame. E questo mi è sembrato strano, perché in generale... Ma che ora era? Le 7 circa. Bene, se aveva fame sarà andata a mangiare. Cercheremo nelle trattorie del quartiere. No, non aveva che dei biglietti da 1000 falsi. Ah, si perdono sempre per delle stupidaggini. Non mi pareva che avesse l'aria troppo stupida.
Dov'è il padrone? È in cucina. Grazie. Signor Costa! Che c'è? La cercano! Buonasera, signor commissario. Buonasera. Conosci quest'uomo? No, perché? Non ha pranzato da te ieri sera? Non mi pare, adesso vediamo. Anna! Ho fatto più di 60 coperti ieri sera. Ha mangiato da noi quest'uomo ieri sera? Assomiglia al signor Parodi. Ma no, è un francese. Oh, non ricordo. Avrebbe dovuto pagare con dei biglietti falsi. Oh, lo saprei, dopo il colpo di sabato sera. Quale colpo? Mi hanno rifilato un biglietto da 1000 falso. Fammelo vedere. Beh... Dove hai messo quel biglietto falso? Oh, l'ho strappato. Lo vieni a raccontare proprio a me? Buonasera. Tieni. Ti credevo a bordo. Sei salito sul piroscafo e sei tornato. Lo sapevo che saresti restato, ma non riuscivo a crederci. Cichina mi ha detto che eri già partito. Ti ha seguito. Ma ha seguito? Però, ci mancava anche questa. È vero? Dì. Lei lo sa bene. Come lo so bene? Sono andato a prendere la valigia e sono tornato. Vedi che sbagli si fanno. Faremo i conti. Dove vai? Da Maria. Dove? A casa di Maria. Ah, si fa. Che cosa guardi? Quante belle cose hai, Pierre. Belle. In fondo sospettavo che non avessi addosso i tuoi vestiti. È tanto tempo che non toccavo delle belle cose. E ne avevo, sai. Ma non le ho mai rimpiante. Che bel rasoio. Quando penso a quello che ti ho regalato. È ottimo anche quello. Tieni. C'erano anche questi nella valigia. Oh, quanto fa tutto questo? Li conteremo spendendoli. No, devi tenerli da conto. E perché? Con questo potrei aspettare per trovare del lavoro. Ti ci vorrà del tempo, sai. E poi mi devi 2000 lire. Tieni, sono tutti tuoi. No, 2000 lire per il padrone. Bieti falsi, ti ricordi? Oh, le 2000 lire, le avrà. Bene. Si va allora? Dove? In giro. In giro? Preferisco l'altro. Credi? Non saprei. Ma se questo ti piace, tientelo. Ma hai visto il prezzo? È una pazzia. Oh, guarda, questo prezzo non ha importanza. La signora preferisce questo. No, non voglio. Però lo terrai, no? Per andare a lavorare? Non devi andare a lavorare stasera. Oh, no, non è possibile, Pierre. Non puoi telefonare? Sì, potrei. Per le correzioni, signora. È un po' stretto, ma lo tengo così, grazie. Piuttosto mi faccia fare un pacchetto di questo. No, niente pacchetti. Niente pacchetti, sai? Allora passo io domani a prenderlo. Come vuoi. Grazie mille. Ecco qua. E ora andiamo a comprare una borsa. Non faceva che guardarti quella ragazza. Eh? Oh, ti prego, Marta, non mi fa affatto piacere come credi. E poi non mi guarda nessuno. Io ti guardo. C'è solamente una donna a guardarci, sai. Su, aiutami perché non mi ci ritrovo. Buonasera, signora, grazie. Buonasera, prego. Ci pensi a telefonare? Vengo subito, permette. Sì, eccomi. Signora. Stiamo aspettando da 2 ore, me ne porti un'altra porzione? Gliela cambio subito, un momento. Levati dai piedi, sempre in mezzo. Vedi che c'è tanto da fare. Salute, eh? Non lo senti il telefono? Vengo subito, scusate. Pronto? Sì. Ma sei tu? Ma guarda che c'è. Eh? Ah, sì, va bene. Sì, buonasera. Lei naturalmente, eh? Chi lei? Marta? No, Marta verrà qui fra poco. Smettila, non dire frottole, che ti ha detto? Non era lei. Ieri sera è uscita col francese, me l'hai detto tu. Per combinazione oggi non viene, eh? E quando telefona lui non dice la verità. Non vi conviene.
Dove abita? Non sono affari che mi riguardano. Beh, se esce la incontrerà per la strada. Deve venire qui. Va bene, se verrà la tratterai qua. Beh, ora basta, dammi i suoi indirizzi. Questo vino. Un momento. Se si tiene proprio. No, lascia stare, prendiamo un taxi. Ma no, perché? Questo ci porta fin là. Anche il taxi. Vedi che c'era posto? Volendo. Avanti, avanti, signore, avanti, che posto, dammi gli spicci, che non c'è il resto. No, un momento, siamo andati 5 franchi infatti, sono 30 franchi. Lasciami la Gamponese, dove c'è la presidenta Romenta, c'è la presidenza. Un momento, voi già sono 30 franchi così. No, lo fermo da portare, signori, una volta. Ecco, avanti così. Dove c'è? Ma voi già sta cattendo, siamo un'entità, abbiamo il posto per tutti, no? Che è? Stiamo con voi, siamo sempre a Pogognata, ma le calmo un po', perché stanno no, grazie, cara. Pier! Vieni! Dimmi quando si scende. Va bene, cara. Che cos'hai? Niente. Non è perché stare in piedi così. Era meglio prendere un tassù. Sai, mi fa paura vederti spendere così presto il tuo denaro. Sarebbe questo il denaro. Tu non pensi a venire, è strano. È come se tu ci avessi già rinunciato. Va a venire, ma tutti hanno una venire. Il mio è già segnato. Permesso, signori, favoriti i biglietti. Vedi, anche questo mestiere può avere un avvenire. Tac, tac. Grazie. Si direbbe che tu non pensi che è male di te. Non troppo bene. Se non ami nemmeno te stesso, come puoi amare una donna? Brava, hai pensato molto questa frase. Sembra che ti dia fastidio che io ti ami. Ma no, via, scherzavo. Scusi tanto. Mi ha fatto male. Dimmi, Pierre, ti dispiace forse di vedermi felice? Tu credi di essere felice? Documenti. Ehi, documenti! Stago qui di casa. Vengo da travaggiare. Certo. Ho la carta di identità, ma che manca la fotografia che è in tuo libretto da pensione. Va bene, andate. Voi sapete cosa succede? Lo saprete più tardi quello che è successo. Allora? Se riceve qualcuno è affare suo. Io non ho visto niente. Nemmeno la ragazza sa niente, naturalmente. No, nemmeno la ragazza. No, io non ho visto niente. Bene, fate pure i furbi. Ricordatevi però che si tratta di un uomo pericoloso ricercato dalla polizia francese. Ma che stai a fare qui? Vai a dormire, su. Chi sei? Il cancolo francese? Cosa la fai? Niente, non ci riguarda quello che ha fatto. Buonanotte. Su, dammi il gatto. E tu fai la nanna. Così. Perché non vai a dormire, eh? Ci sono due entrate e poi tante strade. Ma in due forse potremmo fare qualcosa. Ma come facciamo? Ci sono i poliziotti da tutte le parti. Guarda, ce ne sono anche da quella parte. Se potessi. Non so neanche dove sono. Mi è venuta un'idea. Se ci riesco sono salvi. Laura, subito a letto, via. Cecchina, se vuoi, puoi restare a dormire qui. No, grazie. Preferisco aspettare a casa mia. Come vuoi. Non è vero. Vuole uscire attraverso le rovine per... Senti, Cecchina,
Da retta a me, va a casa che è meglio. Penso che un altro uomo avrebbe potuto farmi felice. Sono contenta che non sia stato così. Non ho perduto nulla. Sono ricca ora. Più ricca di te. Di vuoi fare a mezzo? E proprio a me scegli per buttar via la tua felicità. Un avanzo come me. Un avanzo? Non intendo un avanzo di galera ancora. Volevo dire un poveraccio. Perché io sono davvero un poveraccio, sai. Sì, il mio poveraccio. Lo sai cosa mi ha detto il padrone? Cosa? Che vuole 2000 lire? No, che noi faremmo una bella coppia. Ah, sì. Il padrone ha sempre ragione. Eppure io non sono bello, ma poiché sei bella tu, c'è un compenso. Certamente. In una coppia chi è bella è la donna. Ma la donna deve rigarti ritta. Farà tutto quello che vorrai. Dovrai spiegarle molte cose perché lei non ne sa molte. Non ha mai amato un uomo e allora non le sa. Sai cosa ti capiterà? No. Che non potrai più lasciarmi. Tu? Sì, 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 peggio per te, è colpa tua. Non dovevi venire qui. Anche se volessi andartene non potresti più. Mi aggrapperei a te, ti perseguiterei dappertutto. Il treno. Con questo? Io non voglio mica andar via. Ma sì, hai una voglia matta. Ma no, prova insomma. Se ci riesci. Divertono. E tu? Vuoi entrare? Divertirsi. Hanno ragione loro. Ti diverte quello che balla come un orso? Non è un orso, è soltanto grasso.
Beh, io non so abituarmici, non posso. Fa uno sforzo, Pierre. Ma faccio uno sforzo. Vuoi bere ancora? No, grazie. A volte mi domando se riesci a giudicarmi. Come posso giudicarti? Non posso. Ti voglio bene. Credi che potrei dimenticare? Oh, ci sono molti modi di dimenticare, di farsi perdonare. Vorrei prendere quello che pesa su te e gettarlo in fondo al mare. Credi nei miracoli? Tutto è possibile quando si è in due. Avrai abbastanza coraggio? Sì. Perché ce ne vorrà molto, sarà dura. Lo so. Vorrei poter chiudere gli occhi e vedere l'avvenire come lo vedi. Anche ad occhi aperti puoi guardare il futuro. Già. Beh, basta. Vogliamo tornare? Sì. Comincia a far giorno, diciamo. Come sono stanca. Davvero? Ah sì, ai ai. Ecco, ora sto meglio. Io ho paura. Anche a questo dovrai rassegnarti. Sì, anche a questo. Vieni. Non voglio che ti veda. Ritorno dopo io sola. Documenti. Ah, me li hanno rubati. Li abbiamo trovati. È vostro questo? Siete voi? No, no. Lasciali fare, Marta, lasciali. È molto meglio per te, va. Non ci saremmo riusciti. Pierre!